Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Qui oggi per raccontarvi qualcosa che ha raccolto come sua esperienza personale il dottor Bill Carrigan, che aveva insegnato psicologia all'Università Cattolica di Washington, quindi siamo negli Stati Uniti, ed era stato nominato anche direttore della sezione adriatica della Croce Rossa americana, arruolato nella 15ª Air Force che giunse a Foggia verso la fine del 1943, quindi in tempo di guerra. Lui, appena arrivato a Foggia, che era ridotta in macerie per via dei bombardamenti, sentì parlare di Padre Pio e siccome era anche un grande devoto cattolico, fu uno dei primi a giungere qui a San Giovanni Rotondo con alcuni soldati americani. Infatti il suo primo viaggio risalì a dicembre, quando c'era tanta neve, c'era tanto freddo, fu una giornata, lui racconta che la prima volta che venne qui a San Giovanni Rotondo era una giornata freddissima, invernale, con 10 centimetri di neve. Lui racconta che quando entrarono in chiesa, a messa già iniziata, osservò stupito, quasi sconvolto, Padre Pio. Era convinto che Padre Pio stesse parlando con Dio. Dopo che lui ebbe la possibilità di parlare con lui, gli raccontò, gli disse che erano i primi soldati americani che giungevano qui a San Giovanni Rotondo e avevano come interprete Maria Pyle, un prete, Don Giorgio Pogani o Pogani, e lui racconta che c'era anche un frate corto, grasso, come era, sembrava Babbo Natale, lui racconta proprio così, era Padre Agostino da San Marco in Lamis. Il dottor Carrigan racconta e ricordava un episodio che riguardava la signora Amalia Abresh. Amalia soffriva di un tumore all'utero ed era anche in stato avanzato di gravidanza. Padre Pio chiamò Bill chiedendogli la grande cortesia di accompagnare Amalia con la Croce Rossa, con l'ambulanza, di accompagnarla ad Ancona per l'intervento, altrimenti non c'era più nulla da fare. Carrigan spiegò che le strade erano in cattivissime condizioni per via della guerra, e soprattutto perché si combatteva ancora intorno alla città, e cercò di spiegare anche che non era possibile utilizzare in quel momento l'ambulanza per uso civile, non era assolutamente possibile. Ancora Padre Pio gli chiese questa grande cortesia dicendogli: se tu non porti questa donna ad Ancona, lei morirà, non ci sarà proprio più nulla da fare. Al che Carrigan chiese al suo superiore la possibilità di poter utilizzare l'ambulanza e portarla fino ad Ancona, e stranamente, lui dice, con sua grande meraviglia, il suo superiore gli diede la possibilità di usare l'ambulanza. Cosa che accadde? Subito lui venne qui a San Giovanni Rotondo, prese appunto Amalia, la portò in ambulanza e la portò e scortò fino a Ancona, dove l'intervento ebbe un grande successo e la donna si salvò.